L'inizio del campionato continua a slittare, ma il Gravina è pronto da tempo per la sua terza stagione consecutiva in Serie D e ieri sera, nell'Aria Fiera, la squadra si è presentata alla città con un evento all'insegna dell'allegria che ha visto anche la partecipazione del comico Uccio De Santis e del freestyler Alessandro Colazzo. Già a carico il nuovo presidente Giovanni Colangelo. Ho accettato questo incarico, l'ho detto nelle varie interviste, perché credo nel calcio. Non si semplificer, ma come pratica sociale, pratica di sana crescita, di sano confronto, perché credo fortemente in questa comunità nella quale ho il pregio di essere nato e quindi il calcio può quindi far creare quello che io chiamo rinascita culturale. Filo conduttore della serata è stato dunque l'abbraccio con la tifoseria tra le più appassionate del panorama pugliese e nota da tempo persino ai media nazionali. Una tifoseria che ha sempre condiviso i valori portati avanti dal club gialloblu e che ha subito impressionato le new entry della squadra, a cominciare dall'attaccante Antonio Croce. Fa piacere vedere tanta gente, qui si respira proprio aria di calcio. Mi avevano parlato di una città molto calorosa, però non pensavo così. Sono fiducioso perché comunque, oltre a crearsi una bella famiglia, perché alla fine è una bella famiglia, un bel gruppo, anche con lo staff, con la società molto presente, mi aspetto tanto. La composizione dei gironi di Serie D sarà ufficializzata oggi pomeriggio e il tecnico Pino Di Meo non ha nascosto la propria curiosità per la sorte che toccherà al Gravina, pur ribadendo il solito concetto: la sua squadra vuole fare bene ed è pronta a giocarsela con chiunque. Siamo pronti per giocare, stiamo aspettando il Bari e l'Andre che si mettono a posto, quindi anche un po' di rispetto pure per loro, perché sono entrati adesso in questo giro, speriamo che li mettano in un altro girone, così vediamo un attimo, però sono convinto che faranno tutto un girone tutti baresi e napoletani, quindi sarà bello così, dai. Siamo partiti per far bene, le prospettive sono giuste, i ragazzi stanno andando a fare tutti quanti, adesso non vediamo l'ora che iniziamo il campionato, perché una cosa è fare le amichevoli, una cosa è il campionato, sono tutte cose diverse.